medicina per la stimolazione cellulare. Cioè, ci sono delle scatole tipo là accanto. No, io arrivo fino a domani mattina. Cioè, ci sono delle scatole là accanto all'artigiano. Io arrivo fino. Aspetta. Spara flescia. Allora. Ah, gente che sta consegnando roba. Ok. Va bene. Avvio scansione. Scansione in libri. Controllo in rilevate armi. Saranno bloccate. Salve. Carico verificato. Grazie. Perché tu cammini con Bacchione? Salve a lei. Guarda che l'artigiano è questo, eh. Papo. Senta, signor artigiano, ho delle robe per lei. Le ho trovate per strada. Allora, consegna, carico, smarrito. Ah no, l'artigiano è questo, quello che, vabbè. Restituisci, dai. Prego. Mi veni a passare. Dai, ci sono andato. Consegna carico. Ok. Grazie per essere ripassato. È sempre un piacere vederti. Prego. Sarei spacciato da tempo se non fosse per quelli come te. Ok. Quindi voglio che tu sappia che ti sono grato. Anche se non sempre riesco a dirtelo. Vabbè. Nessun problema. Saltiamo moltissime cose. Sì, tutto molto bello. Ok, sono contentissimo, ma proprio contentissimo. Alla prossima. Alla prossima. A lei. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Non ne Accetta voglio il terminale sapere. delle consegne per ulteriori informazioni. All'ingegnere quelli gli riportate voi. Quindi non c'ho niente. Allora facciamo una cosa. Aspetta, scusa. Facciamo una cosa. Allora, direi prima questo qua, generatore online. Ah, aspetta. Ecco, rimuoviamo ogni cosa. Ora. Poi. Eventualmente ingegnere se qualcuno c'è, poi ce la pensiamo, mica perché poi c'era andare alla strada. Vabbè, poi ce la pensiamo, poi ce la pensiamo. Spiegato passo all'ingegnere, però se c'è qualche carico perso che era per l'ingegnere, io la porto eventualmente, vien per strada. Qua ci sono dei metalli. 200 metalli? Ma sono tanti 200 metalli. No, vabbè, i metalli a sto modo è tanto. Allora, una cosa ho capito, i metalli quando servono li si possono prendere pure da. Da dovunque, insomma, diciamo. Scusa. Indicatore personalizzato A2. Aspetta che c'è la corda. C'è la corda. Era la corda dove sta andando. Ok, scendiamo giù. Scendi giù. Sì. Vai. Scusate, ogni tanto il volto mi vibra il cellulare, che ora sono uscito, non sono ricordato che la suoneria è arrivata. Vabbè, lascia la corda, dai.
La... Vabbè. E che dottore! Qua là c'è una scala. Là c'è una scala. Ma... Allora. Io qua mi ricarico la batteria, qua c'è il generatore con musica incorporata, io direi anche no. Allora. No, che qua poi mi arrivano altri richiami di copyright, no, per favore. La scala non l'ho trovata più, vabbè, anche sti cavoli. Io piuttosto. Allora io eviterei di. Allora, io andrei dritto verso l'altro generatore. Sì, niente male. Andrei dritto verso l'altro. Generatore, non mi fate brutte sorprese, per favore. E qua piove. E qua piove. Raccogli. Io Ecco fatto. comunque sto raccogliendo cristalli chirali a tempesta. Allora, fammi capire la situazione. Carico per l'artigiano. Ma ho superato l'artigiano. Basta. Basta. Basta con l'artigiano. Basta. L'artigiano ormai è superato. Prossima tappa. Se trovo qualcosa per l'ingegnere, bene. Menti. Niente. La pioggia finì. Ok, a posto. Ok. Ancora per. Componenti di scarpa per l'artigiano, no, senza offesa, non farti chiaro a male, ma no. Piove di nuovo. Ma di tempo! Vabbè, sembra Palermo in questi giorni. Un po' piove, un po' sole, un po' piove, un po' sole, un po' piove, un po' sole. Allora. Vabbè, facciamo di qua, Ok, acqua, tanto è. Era poco, niente. Allora. No. Calma. Signori, non c'è niente. E quindi per l'artigiano. Niente. L'artigiano lo salutiamo. Cioè l'ingegnere, scusa. L'ingegnere lo salutiamo. Mi chiamo Sam. O fa che ti chiami Sam. Avvio stazione. Scansione di libri. E là! E là! Controllo i tiri. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccate fino alla fine. Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Però peccato. Scusa però. Scusa però, una volta che trovo mezzo. No, perché trovo l'ho messo, io l'ho messo, lo sfrutto. E lo sfrutto l'ho messo. Va, top. Non mollare qui. Non molla la moto, non mollo. Ah, aspetta che ora abbiamo vinto. Bombe stordenti, no, non mi interessa. Allora, signori, I wanna run. Hey, the well, pa, right. Sì, certo. Sì. Corri. Già può fare. Ce la potete fare. Ce la potete fare. Oh, stiamo arrivando. Oh, bene. Forza, avvio stazione. Chi molla. Puoi aprire, grazie. Olè. Ok, siamo arrivati.
Oh, adesso devo andare a recuperare l'ordine. Oh. Perfetto. Andiamo giù. E abbiamo il termine. Ultimamente gli abitanti di South Hudson hanno subito un'ondata di attacchi terroristici. Ah. E non ricevono neanche provviste regolarmente. Ah. Non stanno morendo di fame, non ancora almeno. Ah. Ma si sta diffondendo un senso di inquietudine. Inquietudine. Devi portare loro più provviste che puoi. Che c'hanno pure il coronavirus? Beni di prima necessità. No. Trasporterai anche semi, vermi e pasta proteica di insetti, sostanze organiche e armi anti-CA potenziate con il tuo sangue. Cose che non possiamo inviare con la stampante virale. Ok. Una consegna può ricordargli che non sono tagliati fuori dal resto del paese. Un segno di speranza. Ok. Se riuscissi a connetterli alla rete virale, sarebbe perfino meglio. Va però bene. C'è qualcosa che mi ronza in testa. Cioè? Poco tempo fa qui è passata Fragile. Quindi? Ha detto che per via di qualche instabilità con la spiaggia aveva problemi con i salti. Ah. Finché non sistemiamo la cosa, non sarai in grado di aiutarti. Ah. Se vuoi saperne di più, Fragile è al centro logistico a sud di Lake Knot. Ho indicato la sua posizione sulla mappa. Buttaci un occhio. Ok. Comunque, sembra che i livelli di densità chirale stiano aumentando. Mm. Stiamo cercando di capire che effetto possa avere sul funzionamento del Qubit. Ok. Ma tu non preoccuparti di questa cosa. Continua. No, va a posto. Mi esplode il Qubit in mano. No, va a posto. Ma perché mi devo preoccupare io? Porca miseria. Vabbè. Allora, io a sto punto, prima di accettare ordini e cose varie, andiamo a riposare nella stanza privata, perché penso che gli ci voglia. Penso francamente che ne abbia bisogno. Quindi prima di qualsiasi cosa, prima di andiamo alla stanza privata. Andiamo alla stanza privata e facciamo riposare sto povero uomo che si è fatto il giro della peppa senza riposarsi mai. Ora, transfusion, tutte cose. Oh, benissimo. Tutto quello che è di Sam è stato reintegrato. Benissimo. Bene così. Buongiorno, Sam. Bene, buongiorno a lei. Voce strana che parla nella mia stanza. È stata l'imposta del tuo maledetto privato. Riesci a portare a termine ordine? Sono contento. Usa lavandino, usa ste cose. Io quello che farei. Allora. No, vabbè, no, non facciamo niente. Facciamo e ci salutiamo qua. C'è un appuntamento alla prossima puntata. Questa serie su Death Stranding. Su questo gioco qui. Ma non lo so, ribadisco sempre il concetto, ho sempre meno voglia di continuarlo, non perché sia, cioè, non è un mio giudizio sul gioco, parlo delle sensazioni, sto raccontando, cioè il mio scopo è raccontare una run normale. Sì, che devi fare tu? Devi farti la doccia? Vai a farti una doccia. Ok, dicevo, bello massacrato sei amico mio. Comunque, quello che dicevo, cioè non è un gioco, non voglio dare giudizio, non faccio critica videoludica, non ne ho le competenze per farlo. Il mio scopo di questa serie è raccontare raccontarvi in tempo reale la mia run su Death Stranding, la run di un giocatore normale, di un giocatore che non è un pro player, di un giocatore che non è un critico videoludico, di un giocatore, un semplice appassionato che è appassionato di videogiochi, che semplicemente mette il CD di Death Stranding, in questo caso nella PlayStation 4, prende il pad e gioca. La mia esperienza, in questo stato, vabbè, usiamo il bagno e tutte cose. La mia esperienza in questo gioco, però è così, è l'esperienza di un giocatore che più avanti o meno ci ha voglia di continuare, per tanti motivi. Ripeto, non è un giudizio sul gioco, sono le mie sensazioni riguardante la mia run.
Il gameplay a tratti è piattino e spesso anche piuttosto monotono. C'è spesso abbastanza monotono. Che alla fine c'è. Sì, vabbè, trasporti. Che trasporti cose. Che vai a recuperare degli oggetti. O trasporti persone, come abbiamo visto in precedenza. Alla fine tu prendi e porti cose. Prendi e porti cose da punto A a punto B. È quello. E usa il lavandino. Usiamo il lavandino. Sì, puoi sciacquarti la faccia. Vabbè, che sei fatto la doccia. Però vabbè. Ok, tutto molto. No. Ok, benissimo. Perfetto. 33 mi piace ricevuti dal BB. Sono contento. Direi basta così. Ok, dicevo. Mi perdo il filo. Per ripetitivo, alla fine porti cose da punto A a punto B. E quello, alla fine fai quello. Le cose che possono succedere alla fine, fondamentalmente, cioè o non succede niente, semplicemente devi attraversare la zona, attraversi, punto. Oppure tutte e due cose possono succedere, o incontri CA o incontri muli. Basta. Poi, salvo magari qualche cosa che succederà, di incontrare personaggi, quando incontrare X. Penso che il tizio che parla col BB, che si vede ogni tanto nelle visioni, per anche quello, secondo me prima o poi lo incontreremo, non lo so. E cioè, alla fine sono poche le varianti a disposizione, e quindi i gameplay sono un po' così. La storia, che dovrebbe essere il punto forte, e probabilmente lo è il punto forte del gioco, alla fine me non prende, dico, ma non prende perché mi sento, come ho già detto, dalla parte sbagliata della storia. Cioè, mi si sta dipingendo le UCA come quelli buoni, buoni e cari, che vogliono ricollegare le persone, un'unica umanità, un'unica felice e contenti, cose così. E gli altri, i tizi di X, sono brutti e cattivi perché vogliono attentati. Però più fanno ste cose, cioè fanno tutto, racconto tutte queste cose, io non le vedo così. Cioè, io c'è un dettaglio proprio dell'inizio, parte iniziale della run, che mi hanno detto e non hanno più accennato completamente, ma io non lo dimentico. Il dettaglio è che si tengono il corpo, quello che erano raccontati, si tengono il corpo di Amelie là a Edgenot City per essere sicuri di mantenere l'indipendenza della città, essere sicuri che le UCA non gli vadano a rompere le scatole. Quindi alla fine quello che vogliono non è mettere a soqquadro il mondo, distruggersi tutti, morire tutti, che sono apocalittici. No, stanno semplicemente lottando per l'indipendenza della propria città. E quello è il discorso. Per me hanno ragione loro, perché è una città, in questo caso, che vuole restare indipendente, ha il sacrosanto diritto di farlo, e non deve esserci una UCA, una cosa del cavolo, che deve andargli a rompere le balle e dire non ti devi dire, non ci ami, e per forza andargli a rompere le balle a unirli forzatamente, perché, se vai a unire una città che vuole unirsi alle UCA, allora, in quel caso, unisci le persone, colleghi, unisci le persone, bellissimo. Ma se vai a unire una città che non vuole unirsi, è colonialismo. Diventa come il discorso nella vita reale degli Stati Uniti che vanno a esportare la democrazia in giro per il mondo. E capite qual è il discorso? Ripeto, non mi prende, perché mi sento dalla parte del torto. Per me hanno ragione loro, ha ragione X, hanno ragione loro, che vogliono. E Edgenot City vuole rimanere indipendente, che rimanga indipendente, ci rimanga, ma buon per loro, cioè, capite che voglio dire, no? E invece noi siamo noi UCA che dobbiamo mandarli per forza a rompere le balle, unire loro, unire tutti quelli che non si vogliono unire a noi, capite? Mi sento la parte del torto, quindi è difficile essere
coinvolto nelle vicende, nelle cose. Poi magari qualche personaggio che, tipo simpatia e rigattiere, un uomo detto simpatia, quello in effetti poi io mi ha dato la clessidra che bisognava portare a mano dalla sua dita, io con la clessidra a posto di Sam gliel'avevo presa, gliel'avevo messa su per il... avete capito, no? Però a parte quello, ho problemi a immedesimarmi nella storia, perché mi sento dalla parte sbagliata di questa storia, mi sento in torto, e quello è il discorso. Comunque, detto questo, io direi che noi ci salutiamo qui e ci appuntamento alla prossima puntata di questa serie su Death Stranding, e vediamo come va. Saluto tutti quanti voi e alla prossima.